il direttore generale ha letto i dati di San Giovanni Teatino in termini percentuali e la preoccupazione è alta, principalmente nella fascia scolastica. Pertanto noi avevamo chiesto al direttore generale di fornirci personale per poter continuare con lo screening, lo abbiamo fatto. Abbiamo chiesto uno sforzo alla popolazione scolastica e ai genitori di portare i ragazzi qua, ne abbiamo oltre 1640, ne sono venuti nemmeno 500. La preoccupazione dei genitori di rimandare i figli a scuola dovrebbe essere supportata da questo grande atto di responsabilità e quindi sapere che i loro figli sono assolutamente non contagiati dal Covid-19 è un obbligo. Noi in questi giorni, un caso paradossale, una mamma all'ultimo mese di gravidanza con la bambina, che erano positive, sintomatici entrambe, se io avessi riaperto le scuole mercoledì mattina la ragazzina sarebbe andata tranquillamente a scuola e quindi questo circuito non si interrompe. Quindi mamme, portate i vostri figli a fare i tamponi, perché solamente così potremo riuscire a isolare gli asintomatici e interrompere questa catena di diffusione del virus, perché è così che si muove il virus, da persona a persona. Abbiamo 238 positivi, diverse persone che sono in quarantena, sono tutti familiari, la dimostrazione di questa aggressività della variabile inglese è che la famiglia esattamente dopo 3-4 giorni si contagiano tutti, quindi purtroppo è una situazione che bisogna interrompere, noi stiamo qua per questo. Hanno tolto, e faccio l'appello anche ai cittadini, hanno tolto gli infermieri dai reparti che dovrebbero curare i malati per aspettare i nostri figli e fare questo screening. Accettiamo questo grande senso di responsabilità che la ASL ha fatto nel mandarci gli infermieri, però non lasciamoli qua soli perché devono curare i nostri figli. Professoressa Di Tecco, si parla della scuola come un luogo dove far ritornare questi ragazzi, questi studenti, sono state adottate tutte le misure per renderle il più sicuro possibile. Sono anche io un po' basita nel sapere che l'adesione a questo screening è stata così inferiore alle aspettative, perché naturalmente questo contraddice la preoccupazione delle famiglie, quindi io mi unisco all'appello del sindaco e l'invito a farlo questo screening, perché consente in qualche modo di tutelare tutta la comunità. Io lo sto facendo, l'ho fatto oggi per la seconda volta e unitamente a me c'è tutto il personale amministrativo qui presente e i docenti che verranno a farlo sia oggi che domani. Sindaco, quindi anche in attesa di sapere, di conoscere i numeri di quanti si recheranno a sottoporsi a questo screening, adotterà qualche provvedimento in particolare per la scuola? Beh, io ho avuto direttamente la richiesta da parte del prefetto di Chieti e del direttore generale di non riaprire le scuole. Ovviamente tutto questo viene supportato anche dal fatto che i ragazzini non sono venuti, quindi è logico che la scuola non era un ambiente sicuro, così come dicono loro, in termini di contagio, anche se la scuola adotta tutti i protocolli, ma evidentemente il virus entra da fuori e va dentro le scuole, perché se la scuola è un ambiente sicuro qualcuno ce le deve pure portare. E quindi non riapro le scuole su indicazione del direttore generale, che ha segnalato alla Regione Abruzzo questa criticità, e quella anche del prefetto, che mi ha esortato, in base al testo unico degli enti locali, l'articolo 50, di chiudere le scuole di un'altra settimana. Se sarà opportuno divulgherò anche il messaggio del prefetto.